fissato per il 28 luglio. Già oggi in Italia 8 lavoratori su 10 guadagnano più di 9 euro all'ora. Uno studio di un'impresa smonta la campagna dei partiti del salario minimo. I numeri ci dicono infatti che se il 18% ha uno stipendio compreso tra gli 8 e i 9 euro, solo l'1% dei dipendenti ha un contratto che stabilisce una paga oraria sotto quota 8 euro. Tutto questo è garantito in Italia da un sistema vasto e capillare di contrattazione collettiva, come confermato dal CNEL. Per gli esperti il salario minimo non produrrebbe alcun effetto miracoloso, al contrario potrebbe causare danni. L'incremento medio mensile di stipendio di quell'1% di lavoratori che percepisce una paga inferiore agli 8 euro, infatti, vedrebbe il salario crescere di circa 50 euro netti. Il vero e unico beneficiario sarebbe lo Stato, che tra l'aumento del gettito IRPEF e di quello contributivo porterebbe nelle sue casse 1,5 miliardi di euro. Secondo un'impresa, quindi, il salario minimo sarebbe non soltanto inutile ma pure dannoso. Già, perché così facendo, spiega Giovanni Assi, consigliere nazionale un'impresa, si produrrebbe solo un aumento del costo del lavoro stimato in oltre 6,7 miliardi, che avrebbe un impatto negativo, specie per le piccole e medie imprese, riducendone la competitività nei mercati internazionali. Secondo Assi, invece, se davvero si volesse far recuperare il valore dei salari, sarebbero necessarie politiche governative che incidano in maniera strutturale sul cuneo fiscale. E a tal proposito, un'impresa ha già presentato in Commissione Lavoro alla Camera alcune proposte. Oggi si celebra